professionista che ha difeso molte amministrazioni come consulente nel tempo e che oggi non siamo capaci a fare una legge. Chiediamo aiuto allo Stato, alla nostra come dire, civiltà che ci accompagna, perché ripeto, da qui ci sarà alcune iniziative che porteremo già su Palermo, saremo pronti ad andare a Roma perché lì si gioca la vera partita, alcune attività derogatorie per un problema sociale. Monti ha firmato l'altro giorno un'attività di 10 milioni di euro in barba a tutti gli equilibri di bilancio, a tutte le norme di bilancio per la CISA, perché c'è un problema sociale. Noi non vogliamo essere equiparati a coloro i quali minacciano, perché noi allo Stato non se lo si può minacciare, ma in preghiera chiediamo aiutateci, perché non sappiamo più che cosa fare domani, non reggiamo più questo dramma, ci siamo o non ci siamo, ci provano o non ci provano, la impugnano o non la impugnano, la fanno o non la fanno, siamo stanchi. Quindi ci rivolgiamo a voi con preghiera di un'ampia relazione, e poi se potete, magari se voi pensate che stiamo esagerando, avete gli strumenti per interagire fra la gente, anche non in senza di noi, per dire sentite gli umori e i rumors, l'insicurezza la sta facendo da padrone, noi viviamo la speranza della certezza perché ci fidiamo dello Stato. Non volevo fare prima di continuare con gli altri interventi una sola premessa, una chiosa a questo più che puntuale intervento delle organizzazioni sindacali. Ribadendo intanto che per il principio illuministico che vige nello Stato italiano della divisione dei poteri, e noi facciamo parte del potere amministrativo, quindi sul potere legislativo, una volta avevamo i cosiddetti, controlli di legittimità con le giunte provinciali, dopo il Coreco, purtroppo le hanno tolte, perché devo dire che quello era un organismo di controllo esterno, perché oggi col collegio dei revisori o con il revisore monocratico unico nei comuni e sotto i 10.000 abitanti, che è diretta espressione della maggioranza politica, siamo a ridicolo, così come anche nelle amministrazioni statali, e che hanno gli enti costituiti da dirigenti generali della stessa amministrazione che controllano i colleghi o sul territorio per centro, o un controllo esterno e della trasparenza da parte dell'organo che deve controllare, nel senso che non ha neanche in teoria, non in fatto, neanche in teoria la possibilità di un condizionamento nell'attività di verifico, se no siamo alle solite farse procedurali e burocratiche che purtroppo abbiamo nel nostro sistema. Tanto premesso, noi abbiamo subito accolto la vostra richiesta, perché come disagio sociale, come momento di tensione sicuramente economico, occupazionale, perché è un dato di indubbia rilevanza, è una categoria di lavoratori non a tempo indeterminato, perché il problema è proprio questo. Il problema è che nei bilanci non è che non ci sono spese aggiuntive, noi dobbiamo valutare le spese aggiuntive o meno, non in rapporto al flusso di cassa dei comuni, perché oggi io pago 50 precari, nel momento in cui li stabilizzo, non ho più la sovvenzione regionale, voi sapete che per i precari c'è la sovvenzione regionale, nel momento in cui c'è un trattamento previdenziale, assistenziale, differenziato rispetto solo per i lavoratori ASL, eventualmente la presa, ora non so quanti ce ne sono, 600 è tutta la 600, quindi, non 3.100, però dopo diventa, quella dopo diventa una spesa fissa, cioè il comune a quel punto ha costituzionalizzato un rapporto organico. Queste sono valutazioni giustamente che deve fare in prima battuta la Regione Sicilia, quindi Palermo deve essere, come dire, il primo recettore di questa situazione, che è una situazione drammatica, perché in un sistema di congiuntura economica sfavorevole aggiungere fuoco al fuoco, aggiungere disperazione alla disperazione già esistente, sicuramente non rende il clima sociale, il clima politico inteso nel senso più astratto del termine, favorevole a affrontare in maniera equilibrata e razionale queste situazioni. Quindi noi sotto questo profilo sicuramente ci faremo portavoce, anche il prefetto si concerterà con gli altri suoi colleghi in modo che venga fuori, come dire, un'omogeneità di rappresentazione di questo dato che, ribadisco, sicuramente ha una valenza socio-economica non indifferente, visto la vastità del territorio e nello specifico visto anche che nel territorio già trapanese sofferente
per i noti problemi internazionali, per i noti problemi anche che abbiamo avuto con l'emergenza umanitaria e quindi la crisi libica, il blocco degli aeroporti, l'attività commerciale, tutto l'indotto che è stato severamente interessato da un fenomeno depressivo notevole, in un quadro internazionale di crisi sicuramente il territorio di Trapani in questo momento probabilmente rispetto ad altri territori, territorio che si trovava in una forte fase di rilancio, invece deve subire un arretramento considerevole. Posso? C'è una cosa che credo fosse un mio problema, nel momento in cui lei ha voluto fare sintesi le sfugge. In discussione c'è lo stipendio anche dei prefetti. Ma infatti noi recepiamo... E le spiego anche il perché. Perché adesso i comuni sono diventati soggetti del settore per conto dello Stato. Se lei va in giro per i comuni, troverà il 50% della dotazione organica che è fatta di precari e che svolgono servizi delegati in nome e per conto dello Stato, non ultimo quello di riscuotere i tributi per pagare gli stipendi anche ai prefetti, ivi compresi i servizi e le indennità ai sindaci. Sì. Senza dubbio, e visto che lei mi chiama su questo, mi chiama lei, Torino, no, ma guardi, perché a me il gioco a ping pong piace. E anche a me. Benissimo. Allora, deve dire al suo prefetto, non al mio, al suo prefetto, che cosa? L'indice monitore. Dica al suo prefetto in tanto che quando gli solleva, ognuno risponde della propria educazione, che siccome è la terza volta che affrontiamo questo argomento, e ho l'impressione che viene considerato per alcuni versi con una visione esclusivamente burocratica anche dal prefetto, sta dicendo, lo dico io, non mi assumo la responsabilità che quando un sindaco solleva al prefetto, che diversamente da un prefetto non è nominato, è eletto, e c'è un po' di differenza in un paese fatto di democrazia partecipata e popolare, c'è un po' di differenza, pochina, ma che quando si dice vedi che ci sono brogli elettorali, attrezzati, e si richiama alle competenze, benissimo, le competenze io come sindaco, in nome e per conto del prefetto, visto che ha queste competenze, le svolgo con queste persone precarie, dai vigili urbani a chi mi fa i servizi democratici, in ausilio anche alle forze dell'ordine, che sono, e lo sapete bene, perché i soldi sono passati anche dalla prefettura della mia città e non solo, che sono a bagnomaria lasciati da parte di della condizione più complessiva. Allora, questo non è solo un problema di un disagio di lavoratori. Io questa notazione gliela faccio. Non è il disagio di lavoratori precari, è la condizione di crisi. Ho capito. La condizione di crisi, la condizione mi taccio. Va bene. Non mi ero sbagliato, guarda. Altri interventi? Sì, grazie. Allora, noi per l'ennesima volta siamo in questo tavolo sempre per questa famosa problematica dei precari. Precari che a tutt'oggi l'ho detto l'altra volta, lo ripeto sempre, tanto per essere ricordarmi quel che dico anche le volte precedenti, non abbiamo trovato nessuna sponda in questo, fino a questo momento, da parte delle istituzioni. Da un anno che diciamo a piena voce che è una polveriera quella situazione dei precari, oggi finalmente anche i nostri responsabili regionali hanno fatto tutti questi sit-in davanti alla prefettura. Noi stiamo chiedendo in questo momento, come ce lo chiedono a noi, aiuto alle istituzioni, perché rischiamo che non si possono dare più quei servizi ai cittadini che finora, grazie all'impegno di tanti amministratori locali e anche all'impegno di questi precari, sono stati utilizzati e hanno saputo dare delle risposte al cittadino, cosa che avverrà a gennaio. Più del 50% di queste persone in questo sistema dovranno andare a casa. Come faremo a assicurare quei servizi per dare risposte ai cittadini? Questo è il problema che ci poniamo. Le condizioni non sono come quelle di 20 anni fa, che venivano considerate in sopranumero. Ora sono parte integrante della macchina statale, comunale, regionale. Quindi in questa situazione anche la regione siciliana, che ha trovato, viva Dio, una soluzione per i famosi regionali 4.000 e rotti,
perché non ha trovato anche la soluzione per questi 22.000, io penso che siano di più, precari che finora servono la cittadinanza? Perché domani risolve tutto, ma noi andremo a occupare i consigli comunali e tanta gente non farà quello che ha fatto finora, ma non per colpa loro, per colpa di come li stanno mettendo in condizioni. Quindi questo è un appello che stiamo facendo e penso che questo appello ormai siamo al limite. No. Me la dai tu?